Nella gestione della sicurezza di una città, l'illuminazione gioca un ruolo fondamentale. Il sindaco della città metropolitana di Firenze, Dario Nardella, ha presentato insieme al neo assessore del comune capoluogo, competente per queste tematiche, Andrea Vannucci, il piano di lavoro dalla durata di un anno per l'illuminazione pubblica delle periferie e che interesserà 7 punti della città particolarmente critici su questo fronte. Coinvolto anche il riconfermato assessore alla mobilità, Stefano Giorgetti, considerando che questi sono interventi che riguardano prevalentemente le strade e la circolazione automobilistica. Illuminare significa non solo riqualificare, ma anche dare maggiore sicurezza. Inoltre, i punti luci del progetto da 1 milione di euro saranno anche predisposti per la trasmissione e la ricezione di dati in un'ottica smart. Ricordiamo che dove passa la corrente elettrica passano anche i dati, e questi possono contenere informazioni preziose di vario tipo, utili alla gestione di numerosi aspetti legati ai servizi e, come detto, principalmente alla sicurezza. Si tratta di 157 punti luce che saranno attivati nelle zone più buie, dunque nelle zone che determinano una maggiore percezione di insicurezza. In questi 5 anni trascorsi abbiamo insistito molto sulla leva dell'illuminazione pubblica come strumento per ridurre la sensazione di insicurezza dei cittadini. Abbiamo visto gli effetti positivi del lavoro di illuminazione a LED che abbiamo fatto in questi anni, quindi vogliamo andare avanti con un progetto specificatamente rivolto proprio alla illuminazione di spazi che sono molto bui e per questo generano maggiore sensazione di insicurezza da parte dei cittadini. Ecco i luoghi che saranno coinvolti dall'intervento. Nel quartiere 1, piazza Luigi Dalla Piccola, dove saranno installati 7 punti luce. Nel quartiere 3, via Vecchia di Pozzolatico, 28 punti luci nel tratto della strada sprovvisto di illuminazione. E i giardini di via Nanchino, 32 punti luce. Nel quartiere 4, Viuzzo della Dogaia, 33 punti luce. E un tratto di via di San Quirinquino, 28 punti luce. Nel quartiere 5 un tratto e il sottopasso di via Curzio Malaparte con 11 punti luce in totale, 3 nella strada e 8 nel sottopasso. Un tratto di viale 11 agosto, ovvero la rampa che collega il viale con via Sestese e il giardino sottostante, 15 punti luce complessivi, di cui 6 per la carreggiata e 9 per il giardino, e un tratto di via Giuseppe Gazzeri con 3 punti luce. Illuminazione, ma anche sensori, tanti sensori già installati, un'ottica sempre più smart. Sì, ogni punto luce a LED che noi mettiamo, compresi quelli artistici, contiene un ricettore dove possono essere attaccati dei sensori smart, quali per esempio i sensori acustici, sensori dell'inquinamento, sensori ambientali, nonché il repeater wifi o, quando adesso arriverà, del 5G, piuttosto che telecamere magari per aiutare chi gestisce i servizi di parcheggio di superficie per il controllo dei posti di parcheggio di superficie. Ma i lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica a Firenze non si esauriscono con questo bando. Sono in corso anche quelli inseriti nel piano degli interventi, per il quale sono stati stanziati 2,5 milioni di euro dal Comune di Firenze e che interessano strade come via del Campofiore, via Piacentina, Lungarno Ferrucci e via della Buca di Certosa. E sono in via di conclusione gli interventi del bando Effetto Città, per un importo di 300.000 euro, e che hanno riguardato alcuni luoghi del quartiere 5, tra cui piazza Primo Maggio.